Il ricordo di Fabio Celaia, morto a 25 anni in sella alla sua moto Yamaha R6 all'altezza di una curva nei pressi di San Venanzo il 7 agosto del 2011, torna vivo come ogni anno grazie all'associazione Moto Incontro Fabio Celaia, diretta dal padre Eros, a cui partecipano e collaborano tanti motociclisti, amici, familiari, che da anni porta avanti progetti di sicurezza stradale per ragazzi e ragazze delle scuole superiori. Come ogni anno, questo è il momento di stare insieme nel ricordo di Fabio, di raccogliere i fondi necessari a realizzare azioni di sicurezza stradale in quei luoghi dove spesso le amministrazioni non arrivano e rendere più sicure le strade, ai motociclisti e non solo. Sono arrivati in 276 da tutto il centro Italia, 12 motoclub, 2 Vespa Club, un club 500 Abarth, un gruppo Harley Davidson Baca contro gli abusi sui bambini, una Grand Ford Torino, l'auto di Staschi Hatch, per una passeggiata in sicurezza tra Perugia, Mugnano, il lago Trasimeno e un pranzo a Mogliano, salutati dal comico attore Andrea Paris, che ha festeggiato con i bikers il suo 39esimo compleanno. Al giro era presente anche la consigliera comunale Cristiana Casaioli, appassionata delle due ruote, che da anni è presente ad ogni raduno del Moto Incontro. La si ricorda ancora come passeggera nelle curve di Norcia, quando il Moto Incontro consegnò un assegno di 1.500 euro frutto di una raccolta fondi dei bikers al comune di Norcia per la ricostruzione. Ascoltiamo ora un commento del presidente Eros Celaia in piazza 4 novembre. È la data giusta, perché il Moto Incontro viene effettuato ogni anno l'ultima domenica di agosto. Quest'anno il tempo, fortunatamente, anche se ieri le previsioni non erano di quelle, diciamo, migliori, però c'è il sole, tanta gente, tanta solidarietà, e anche quest'anno, come ogni anno, tutto il ricavato verrà devoluto in sicurezza stradale nel nostro territorio. L'appuntamento col Moto Incontro Fabio Celaia è per il prossimo anno, alla fine di agosto 2020.